È giunto il momento di rivedere i numeri e soprattutto di rivedere anche le concessioni. Abbiamo approfittato nell'atto di indirizzo di mettere anche la tassa di soggiorno che è stata inserita per il turismo, di poter far pagare la tassa di soggiorno a tutte quelle cooperative che ospitano migranti in quanto sono residenti nel territorio. Sarà Roberto Bardelli del gruppo misto a portare nel prossimo Consiglio Comunale la questione migranti. L'accoglienza in provincia di Arezzo, come pubblicato dalla nostra emittente, porta nel territorio aretino circa 20 milioni di euro l'anno. L'associazionismo è un mondo meraviglioso e grazie a questo riusciamo a portare avanti tantissime cose importanti per il territorio, penso soltanto alla pubblica assistenza. Quando però dall'associazionismo si passa all'imprenditorialità e si maschera attraverso una figura di comodo, questo supera molto la scorrettezza e si arriva quasi all'illecito. A sostenere l'azione del consigliere Bardelli c'è il Movimento Sovranità Nazionale. Faremo approvare il punto che le partecipate del Comune di Arezzo non parteciperanno più a bandi per l'assegnazione dei migranti e in più andremo a controllare in maniera importante coloro i quali, le associazioni, cooperative eccetera eccetera, in questo momento stanno ospitando migranti ad Arezzo, andando a capire prima di tutto se hanno i requisiti, secondo se tutte le prescrizioni fatte dal Ministero dell'Interno sono state incisivamente seguite. Se non è così, il Comune dovrà intervenire e multare le associazioni o le cooperative che non fanno quello che dovrebbero. Una questione della quale la nostra emittente aveva già parlato con il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli in occasione della prima puntata di Nero su Bianco. Importanti le sue dichiarazioni in merito appunto all'accoglienza svolta dalla Fraternita dei Laici. La Fraternita ha per suo statuto sostanzialmente tre attività nella sua mission. Una di queste, la prima e la più importante, è la misericordia. E quindi l'assistenza dei più deboli, e quindi l'assistenza di coloro che hanno bisogno di essere assistiti. Vi ricordo che lo tema stesso della Fraternita è una M della misericordia. Quindi è nei suoi scopi istituzionali fornire assistenza nel senso di accogliere, di accoglienza. Fraternità ha accettato, ha partecipato ai bandi e ha attualmente, credo, 90 richiedenti asilo in carico. Credo che ne abbia soltanto 8 nel comune di Arezzo, gli altri sono dislocati in altre strutture, in altri comuni. Infatti a Magagnelli questa cosa non è con te, ne ha Magagnelli gli altri. Ma perché ha una struttura diffusa sul territorio che le ha consentito di svolgere questa funzione al di fuori del comune di Arezzo. E so che c'è stata un'interlocuzione tra il primo rettore e la prefettura per chiedere che non ne arrivassero di nuovi, anche se loro avevano dato la disponibilità ad accogliere fino, se non ricordo male, a 112. La prefettura ha preso impegno di non farne arrivare di nuovi in Fraternita. Per gli anni a venire dovremo discutere questa vicenda, cioè se mantenere questa possibilità di accoglienza non indirizzata ad Arezzo ma altrove, oppure negarla completamente. Non vi nego che è una scelta politica delicatissima. Ma di ospitare 115 era una vostra scelta politica, cioè l'indirizzo no, era vostro? L'indirizzo è a suo tempo preso dalla maggioranza, era stato di lasciare aperta la possibilità all'accoglienza purché non venissero nel territorio di Arezzo. Nel corso del tempo questo atteggiamento della maggioranza è mutato e oggi qualcuno sostiene che non se ne debbano prendere più e più non se ne prenderanno, però il contratto vale per un anno, quindi per tutto il 2018 se non ricordo male, fino a giugno questi 90 rimangono e prima che ci sia un'adesione al nuovo bando sicuramente il tema verrà portato all'attenzione dell'intera maggioranza.